Riprende il campionato di Serie A 2 dopo la sosta. Siamo con lo scoutman Simone Franceschi. Domenica trasferta contro Fontanellato. Una partita sicuramente ostica, almeno sulla carta, per una squadra che, possiamo dire, ha ricaricato le batterie dopo il Tour de Force prima della sosta. Esatto, Fontanellato tra l'altro è una squadra che ci somiglia parecchio, perché Fontanellato è un gruppo molto unito come Soverato, è una squadra che non molla mai come Soverato. Soverato ha qualche punto in più, però comunque loro fanno del gruppo la loro forza. Loro hanno fatto tantissimi tie break come noi, spero di non rifare un altro tie break perché le mie coronarie poi ne risentono. Dal punto di vista statistico, visto che tu curi principalmente le statistiche, dove l'Assitur Soverato in quest'ultimo periodo è migliorata e dove invece deve continuare a migliorare? Bah, sicuramente quello in cui noi abbiamo maggiori problemi è l'attacco. Noi non riusciamo a mettere la palla a terra subito. La nostra forza sta nel fatto che comunque siamo posizionati in modo che nemmeno l'avversario riesce a farlo, quindi alla fine i due attacchi sono statisticamente bassi, ma quello dell'avversario è sempre più basso del nostro. Una squadra che si sta ricomponendo, diciamo così, sta recuperando i pezzi. In questa settimana è tornato a pieno regime ad allenarsi anche Elisa Moncada, e poi abbiamo visto le ultime due prestazioni di Alessandra Crozzolin, sicuramente confortanti. Ma io quello che ho sempre detto e quello che quello che ho sempre voluto è avere la squadra al completo. Non ho mai chiesto grossi favoritismi, miracoli, avere la squadra al completo e la possibilità di allenarci. Quando io ho la squadra al completo sono sicuro che le ragazze danno il massimo, che le ho tutte a disposizione, abbiamo maggiori soluzioni, e questa è l'unica cosa che vorrei. In questo momento piano piano stiamo cominciando, Elisa è tornata ad allenarsi, diciamo che è all'80-90%. Diciamo che si comincia finalmente a vedere le giocatrici in campo, che prima era un po' un deserto.